Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben arrivati. Conferenza stampa dell'SSU e Sabbia quest'oggi. Piccole raccomandazioni che vi farò a breve. Passo prima ovviamente a presentare i protagonisti di questa conferenza stampa, cominciando dal presidente Andrea Lagella, dal socio ovviamente Giuseppe Lagella, dal vicepresidente l'ingegnere Vincenzo Dei e dall'amministratore unico Filippo Polcino. Due raccomandazioni rapide. Vi chiedo cortesemente di essere brevi quando fate le vostre domande. Soprattutto vi chiedo di fare una domanda alla volta. Questo non vuol dire che non farete altre domande, le farete, però una domanda alla volta, andiamo avanti con il giro e successivamente ovviamente proseguiremo con altre vostre domande. Vabbè, tutto chiaro? Ok. La conferenza si dividerà in due parti. La prima parte avremo modo di ascoltare ovviamente direttamente le dichiarazioni dei qui presenti nostri dirigenti, dopodiché io darò ovviamente a voi attraverso il giro che facciamo di solito la parola per le domande, ok? Lascio la parola al presidente Andrea Lagella. Buonasera a tutti e grazie per essere qui presenti a questa conferenza stampa. Io vorrei iniziare da un anno fa, dall'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto qui nella stessa location. E l'ultima conferenza stampa di un anno fa io avevo indirizzato degli impegni, mi ero impegnato su una serie di attività da fare, ma la più grande attività che mi ero impegnato era quello di intraprendere la luce che ci portava all'obiettivo della famosa Oasi Felice a Castellammare. Questo è stato il primo obiettivo che è stato mantenuto e oggi siamo qua a festeggiarlo. Il secondo obiettivo è un obiettivo che io era molto personale, però visto che ci troviamo qui pubblicamente lo voglio estendere anche alla città e anche a voi qui presenti. L'altro propulsore che mi ha spinto a questa lotta affinché arrivassi a questo obiettivo è stato un fatto più morale mio, l'impegno morale nei confronti anche dell'altro socio, perché io... L'altro socio è mio fratello, qui presente, perché lui, preso un po' dalla foga calcistica, molto passionale dal calcio, preso diciamo un po' dal suo, il suo DNA un po' più di me, diciamo che quando è entrato in questa, lui è entrato 2 anni fa, io sono entrato 4 anni fa, quando è entrato ha preso un bel macigno anche lui, sotto il profilo anche di un po' di superficialità, perché quando si compra una squadra rispetto a quando si compra un'impresa i tempi sono diversi, la cosa è veloce e quindi lui sapeva di questo macigno, però giustamente si è trovato a liberare a uno prendendosi anche lui e in tutto questo ha partecipato al non fallimento già all'epoca della Juve Stabia. E questo mi onora ancora di più aver arrivato a questo obiettivo oggi che ha colmato tutto il passato. Quindi e questo è. Per quanto riguarda oggi, noi abbiamo ci sono vittorie che si prendono sul campo, vittorie che ti fanno entusiasmare, ti rendono felice, ti fanno gridare quando si fa un gol, e ci sono vittorie che extracampo, dove ti inorgogliscono, ti aprono le porte, ti apre un'autostrada, ti apre una luce e quindi e su quel ti apre un futuro pieno di soddisfazioni, un futuro pieno di soddisfazioni. E noi oggi siamo felici, siamo orgogliosi, siamo la Juve Stabia. Questo è noi abbiamo, questa è una vittoria che è a livello di uno scudetto, è una vittoria epocale che rimarrà nella storia recente della Juve Stabia, perché questa vittoria abbatte un po' tutti questi malcontenti
di tante persone che hanno un po' in parte tirato, in parte non creduto, diciamo, a noi in questa avventura. Oggi noi siamo il fiore all'occhiello del calcio italiano, oggi siamo un modello, oggi siamo orgogliosi di questo modello, perché noi dobbiamo lavorare su questo modello, perché questo sarà la partenza di arrivare e intraprendere la famosa Oasi Felice. Tutto questo ha dato anche una dignità ai tifosi stabiesi, ha dato una dignità ai collaboratori della Juve Stabia, al personale e a tutti quelli che stanno e amano la Juve Stabia. Perché guardate, la Juve Stabia è odiata sia localmente, c'è una Francia abbastanza grossa che la odia, allora, credetemi, io l'ho visto, sono da 4 anni in questo settore e ho visto che c'è proprio una cattiveria contro la Juve Stabia. E oggi sia a carattere locale e sia a carattere nazionale dei salotti delle leghe, della politica, del mondo del calcio, stabilisi, quelli stanno al sud, lavorano male, i debiti, le cose, poi dopo tutto esce a galla, questo e quell'altro. Oggi tutto questo è finito, abbiamo la dignità di rappresentare una squadra seria, un modello di squadra invidiabile. Chiaramente la famiglia Lancella ha bisogno di rispetto, vuole rispetto, perché in molte occasioni questo non è successo. Mi riferisco a interviste, a commenti, interventi, cioè addirittura tutti quanti, la società Juve Stabia, Lancella fallisce, scompare dal mercato, scompare dalla categoria. Voglio far presente che la Juve Stabia in diversi momenti il sottoscritto non l'ha fatta fallire. Il primo momento è stato quando io sono entrato in società. Mi ricordo dopo la partita di Rieti, sono entrato in società e ho sposato questo progetto, sapendo la debitoria chiaramente. Ho sposato questo progetto come rischio d'impresa. Mi sono buttato in questo progetto, chiaramente non sapendo che la squadra andava in B e non sapendo che la squadra potesse anche retrocedere. Tutto questo, prima c'è stato il primo passaggio che ha fatto la differenza, che ha salvato la Juve Stabia, perché le condizioni, credetemi, non erano quelle di buone. Il secondo passaggio è stato l'ingresso di mio fratello, che ci siamo lasciati con una squadra con una fiduzione pagata solo di 3,50 e alla fine la squadra ne valeva più di 1 milione, valeva forse 3 milioni e c'era un incremento di 800-900 mila euro solo di una seconda fiduzione per gli emolumenti calciatori. E il cerino rimane a me, poi col suo ingresso è stata salvata la squadra e alla fine è stato il secondo round di non farla fallire. E il terzo è stata questa con la falcita che abbiamo azzerato e punito, scusate del termine, sia la merda ai vecchi al culo e alla società in bilancio. Abbiamo tolto questo macigno che era un cancro per noi, che non ci faceva lavorare bene, senza prospettive, senza programmazione, senza futuro, in modo molto superficiale. E alla fine oggi questo macigno si è azzerato, che si è ridotto a un lumicino e quindi si può più serenamente programmare un futuro, diciamo una strada piena di soddisfazione, andando, camminando step by step, lavorando giornate per giornate, partita per partita, diciamo, e ci deve essere una rinascita, diciamo tipo un 4.0, diciamo 4 anni di calcio e 0 di partenza, mettiamola così, per arrivare al grande sogno che noi tutti vogliamo. Però se non si parte da questo, il sogno non si avvererà mai. Questo è un buon auspicio di partenza. Per quanto riguarda, noi abbiamo risanato con molta, ripeto, con molta
abbiamo, io e lui abbiamo addirittura non dormito la notte negli ultimi 15 giorni di questo periodo, quando i termini si allungavano. Noi siamo stati, io sottoscritto, non ho dormito, ripeto, molte notti, perché questa cosa mi sembrava un po' strana, che non si riusciva all'esito negativo o positivo, perché se usciva un po' più tardi ci complicava ulteriormente la vita, anche perché abbiamo ancora oggi una corsa a 300 all'ora per sistemare entro il 16 maggio e il 22 per l'iscrizione una serie di adempimenti che vanno al di là di questa grande vittoria. Per questo io voglio dire che il 10 maggio il Tribunale di Dottoria Annunziata ha positivamente accettato la nostra richiesta di ristrutturazione del debito, mandandolo in Camera di Commercio, che già è uscito in Camera di Commercio, e l'Agenzia delle Entrate ha chiesto anche le motivazioni, per aspettare entro 15 giorni l'opposizione, se ci sarà. E noi, i sottoscritti qui presenti, ci siamo impegnati a regolarizzare quello che è scritto nella transazione con mezzi propri, con mezzi freschi, in un momento di grande crisi, in un momento di grande, veramente, forse è più crisi, non so se paragonabile alla pandemia, perché ancora oggi, con l'avvento della guerra, noi abbiamo crisi aziendale, materie prime che non si trovano, costi alti, quindi riduzione di fattore parliamo. E noi ci siamo impegnati e onoriamo questo ulteriore sacrificio. Per questo il rispetto del sacrificio deve essere alla base dei meriti. Prima il rispetto del sacrificio e poi i meriti, se ci sono o non ci sono. Quello è quello che noi vogliamo da questa piazza, perché noi siamo ormai diventati figli di questa piazza. Noi abbiamo sposato il sodalizio con i nostri sacrifici, tagliando alle nostre famiglie, alle nostre imprese, abbiamo scelto questa avventura e per onorare e pulire questa situazione ci siamo impegnati fino alla fine. Il risultato è arrivato. Voglio fare i ringraziamenti indistintamente a tutti i fornitori, anche perché, ripeto, questa situazione dell'erario, quando si è parlato di concordato, la Juve Stabio, il concordato non è totale, non è un concordato che tu mi dici questa impresa ha 1.000 lire in tasca, con queste 1.000 lire posso pagare a tutti. Il concordato è solo dell'erario, escluso l'INPS, escluso l'INAIL, escluso i fornitori, quelli vengono pagati 100-100, i fornitori vengono pagati 100-100. È solo l'Agenzia delle Entrate che contiene IRPEF, ILOR, IVA, IRPEG, tutta una massa di cose non pagate, fiscali. E il concordato solo dell'erario, solo dell'Agenzia delle Entrate. Perché dico questo? Perché c'è stata una ribellione di tanti fornitori e dico, li ringrazio tutti indistintamente, perché c'è stato più di uno, ma prevalentemente uno soprattutto, che e lì è scattato anche, ho visto anche intravedere tanto odio verso questa, perché noi con i fornitori prevalentemente lavoriamo molto con gente del posto, lavoriamo molto con imprenditori locali, e ho visto che secondo me c'è stato anche una lungaggine su questa opposizione da questo fornitore, che ci hanno portato a maggio da dire questa cosa, perché se era prima, se tu mi fai venire l'avvocato e mi contesti, voglio scritto che io devo avere questo, voglio scritto che devo avere questo, il giudice gli dice guarda che questo va a parte, non stiamo parlando di uno straccio con l'erario, non stiamo parlando di uno straccio con i fornitori, che i fornitori non vengono pagati 100-100, anzi se non passa questo non avrai nemmeno quell'altro. L'insistenza è stata forte, che ci ha fatto in due udienze spostare l'udienza, quando sono scocciato, passiamo alla prossima udienza, poteva anche salvarci due punti di penalizzazione. Però io voglio sempre essere equilibrato e diciamo accogliente anche con i fornitori della Juve Stabia, perché i fornitori della Juve Stabia sono imprenditori del posto, sono imprenditori sicuramente di tutto rispetto. E il mio sogno è sempre di mettere quanto più insieme sempre gli imprenditori locali
e diciamo soprattutto in questi momenti, che noi è una cosa quando siamo entrati, è una cosa siamo ora, le risorse economiche non sono più quelle di prima. Chiaramente tu sei preso l'impegno, devi pensare all'impegno morale con quello che ti sei impegnato, o devi pensare a tante altre cose. Quindi molte cose non sono state fatte, l'impegno è stato portato a termine, quindi ben vengono di nuovo i fornitori locali che vogliono far crescere, accrescere questo progetto, che ripeto, ben vengono mezzi freschi, imprenditori seri, soprattutto locali, che vogliono investire nella Juve Stabia. Questa è una piazza che ci contraddistingue il tifo è meraviglioso, è una piazza calorosa, è una piazza sotto il tifo è invidabile a tutto. Io voglio ringraziare tutti i tifosi, soprattutto ringrazio la Curva Sud, perché la Curva Sud è stata impeccabile come al solito, e grazie anche a loro che ci hanno dato questa propulsione di andare avanti, che a tratti realmente eravamo così fragili che non si sapeva nemmeno dove si poteva andare. Dopodiché devo dire che loro hanno fatto chilometri in andata e al ritorno di tutte le partite sono stati presenti, prendendosi anche tante sconfitte quest'anno, e hanno onorato sempre i colori giallo-blu di questa squadra. Sono stati fedeli a questi colori, sono stati fedeli a questa squadra, e noi insieme a loro saremo sempre fedeli a questa squadra. Voglio ringraziare tutto lo staff che ci è stato vicino in questo anno. In particolare voglio ringraziare anche il mister Walter Novellino, che ha fatto un campionato eccellente, ha raggiunto i suoi 51 punti da playoff insieme all'altro allenatore, ora voglio ringraziare, Stefano Sottili. E quindi voglio anche che chiaramente poi le carte ci hanno dato ragione con questa vittoria contro la Lega, perché noi siamo consapevoli che abbiamo vinto anche con questi due punti, perché quando qualcuno diceva non avete fatto il ricorso, ma i ricorsi si fanno quando ci sono le motivazioni, se non arrivano le motivazioni non puoi mai sulla base delle motivazioni fare il ricorso. Ci siamo appellati al blocco di playoff, non sono stati bloccati, quindi si doveva ripartire con ricorso, aspettare 30 giorni, i playoff finivano, e quindi alla fine non risolvevi niente, solo una forma di risarcimento danno verso la Lega, che non chi lo sa se la spuntavamo. E tutto questo voglio dire che è stato fatto un lavoro egregio quest'anno, ma dobbiamo guardare al futuro. Dobbiamo essere consapevoli della situazione che c'è in atto, dobbiamo avere, dobbiamo, il riferimento nostro è questo modello. Noi dobbiamo essere, da oggi in poi, dobbiamo essere invidiati dalle piazze, non più calpestati, ma invidiati, perché questo blasone è forte e rimarrà forte con la nostra progettualità, perché è una progettualità di rinnovamento, di restyling, di immagine, si deve lavorare di nuovo sul marketing, sulla comunicazione, sull'incentivazione alle persone allo stadio, le famiglie, i bambini, le donne devono venire allo stadio, si deve divertire, deve essere uno stadio qualificato. Tutto questo noi non abbiamo avuto aiuto un po' da nessuno, per non dire i fornitori che ci hanno attaccato, per non dire il comune che ha preteso la sommatoria degli ultimi 10 anni non pagati da questa società, per non dire le gare che hanno vinto allo stadio non sono state fatte. Quindi siamo stati un po' soli in questa avventura. Io spero che con questa vittoria si rinasce e tutti quanti si accomunano a un progetto serio, trasparente, concreto, condivisibile, e tutti quanti lavoriamo per i colori giallo-blu, perché questi ci devono dare forza e ci devono dare, devono portare a nuovi fronti, a nuove cose, cioè, perché c'è tanto da innovare, perché la nostra visione, perché io vedo sempre un qualcosa, io mi piace la tecnologia, l'innovazione, basta cambiare pure
una sedia per me è un'innovazione, basta cambiare una curva, mettere un seggiolino di un colore invece di un altro, un numero invece di un altro, per me è innovazione, tutto questo deve avvenire, non deve essere acqua stagnata, ci vuole un rinnovamento, però se non lavoriamo tutti quanti insieme, da oggi in poi, la stampa, i tifosi, la città, la politica, diciamo le imprese locali, non andiamo da nessuna parte, perché guardate, questo è un patrimonio immenso, la squadra, è pieno di cultura, ha una storia centennale di cultura e noi la dobbiamo difendere, però non la possiamo difendere solo noi, che quando dopo un anno e mezzo di pandemia e c'è una grinta prima di vedere la partita, tu ti trovi un derby con l'Avellino con 1200 spettatori, mi sembra un po' che cozza con l'idea di crescita e di portare avanti un progetto di crescita di un patrimonio che è patrimonio della stessa città. Quindi se il patrimonio della stessa città è la Serie C, i ricavi sono pari allo zero e è tutto in capo alla impresa che è socio di quella, di quel patrimonio, che è il patrimonio della città, ma la società è dell'impresa, e lì e tu vedi quello scollegamento, dici, i sacrifici si iniziano un po' a sgretolare. Allora quando c'è la collettività che dice questo è un patrimonio, abbiamo chiarito che è un patrimonio unico e raro, che per farlo diventare questo patrimonio ci vuole la storia, e la storia lo dice, la Juve abbia fatto storia di calcio negli anni a venire, negli anni in passato eccellenti, tutto questo rimarrà nella storia, proprio per questo lo dobbiamo conservare e dobbiamo lavorare tutti per la stessa barca. Il progetto deve essere un progetto trasparente, serio, di persone serie che pagano a tutti, pagano i contributi, pagano gli emolumenti, pagano i calciatori, pagano i fornitori, diciamo, e tutti insieme vogliono creare un'idea diversa, un progetto più legato al mondo europeo e non radicato della provincia, nei comuni, del territorio. Quindi tutto questo fa parte di una comunanza che la dovremmo, speriamo che tutti quanti hanno capito la nostra intenzione. La nostra intenzione, quella di portare avanti questo progetto, ripeto, serio e condiviso. Voglio ringraziare anche soprattutto il settore giovanile che ha fatto un eccellente campionato, ancora sabato, domenica si giocherà col Sud Tirol a Bolzano e quindi ringrazio fortemente sia al direttore Mainolfi di Giovani e sia al Roberto Modio della Primavera, perché loro una parte è arrivata in finale, l'altra parte è arrivata in finale, la Primavera, l'Under 17 è arrivata in finale, la Primavera è arrivata in finale, l'Under 15 sta giocando ancora la sua finale, quindi devo dire che hanno fatto uno straordinario lavoro e gli rinnovo i ringraziamenti a tutti quanti, ma agli allenatori, allo staff, che quello è un mondo a parte, che hanno lavorato con una serietà, un'impeccabilità unica. E infine sono a disposizione per qualsiasi domanda. Adesso ascoltiamo il socio Giuseppe Lange. Allora, mi associo il discorso di mio fratello. Buonasera a tutti innanzitutto. Vi ringrazio che siete qua ad ascoltarci dopo una vittoria schiacciante che stiamo lavorando veramente notte e giorno, e devo dire che abbiamo anche un po' trascurato la squadra, che l'abbiamo seguita in momenti del club, della partita, perché questa era la partita più importante da seguire, e ringrazio principalmente mio fratello che ha avuto questo sentore di genialità su questa legge che nessuna persona conosceva qualche mese fa, ha avuto questa invenzione, ne abbiamo discusso se eravamo decisi ad affrontare pure quello che andremo ad affrontare, e stiamo sereni almeno che adesso la palla passa solo a noi, e giustamente siamo più convinti di prima di continuare a fare bene. Io ringrazio poi che abbiamo trovato
diciamo, dei professionisti seri che hanno affrontato la cosa studiando bene le leggi. Ringrazio il Tribunale di Torre Annunziata che ha fatto sì che ci ha permesso di avere questo sogno, diciamo, e di continuare questo sodalizio a Castellammare di Stabia, perché non è facile far capire, far intendere le carte con anche dei disturbi esterni, come lui ha detto, e io non metto bocca su questo, perché poi alla fine, come ha iniziato lui dicendo, c'è una parte di città che vuole bene a questo sodalizio, ma c'è un'altra parte di città che secondo me forse sparavano il fuoco, penso, 2 giorni fa, se la sentenza era il contrario. Cioè, io sto qua da 2 anni, ho messo le mie risorse, certamente, e come dice lui, io sono, diciamo, un ultra, penso molto alla squadra, però lui mi ha fatto capire che esisteva una debitoria, perché poi alla fine, quando io ho preso la squadra, sì, sono venuto a conoscenza, però è stata talmente in fretta, cioè 48 ore la squadra non riusciva a mettere, cioè la partita con il Tritium, se non vado errato, doveva scendere in campo, non c'era la fiducia per far scendere la squadra in campo per giocare la partita di Coppa Italia. Io mi sono prodigato in 24 ore di fare questa benedetta fiduzione e far scendere in campo la squadra. Perciò poi sono venuti tutti questi conti fuori, vabbè, lasciamo perdere, non ormai diciamo il grosso è fatto. Io ringrazio tutti apertamente, a tutto lo staff della Juve Stabia, a voi giornalisti e a tutte le persone, diciamo, che anche quelli che hanno criticato, anche quelli che non hanno creduto in noi, diciamo, nella nostra proprietà, diciamo, nella nostra famiglia, che ce l'hanno detto di tutti i colori. Come disse lui una volta in una mia conferenza stampa, disse i leoni di tastiera. E adesso i leoni di tastiera non so che cosa scriveranno verso la famiglia Lancella, non lo so, forse scriveranno che daremo altri 40 anni di storia alla società Juve Stabia, altri 10 anni di storia, 20 anni di storia, non lo so. Non lo so quello che daremo ancora alla Juve Stabia, non parlo di noi, ma in complesso, perché quello che siamo riusciti ad ottenere è una vittoria inaspettata e schiacciante, perché non è una legge molto complessa. La parola è facile dire concordato, ma non è concordato, è una ristrutturazione, che è totalmente diversa la cosa. Molte squadre, probabilmente noi siamo la prima, penso, che abbiamo ottenuto questa vittoria, perché anche le altre penso che non l'hanno ottenuta, oppure stanno ancora. Ora si aprirà un caso di diritto proprio società sportiva, società in questo caso in tutta Italia, però stanno chiamando molti presidenti, procuratori che vogliono aderire a questa cosa, però l'orientamento si è aperto, ci vuole un grande lavoro di advisor. Infatti mi sono dimenticato di ringraziare tutti i consulenti che hanno portato avanti questa. Mi sono ringraziato io. Ho conosciuto nome e cognome. Quasi. No, ma non dire. Perché io non mi ringrazio. Non so se me ne dimentico uno, ma non lo so. Beh, penso che a parte noi, diciamo, l'amministratore. E noi, diciamo, di proprietà, che abbiamo fatto diverse riunioni, perché comunque ci sono dei cavilli burocratici che vanno rispettati e vanno visti, e farglieli capire anche a un giudice, perché fondamentalmente è una legge nuova che è uscita, e diciamo il tribunale, perciò lo ringrazio, è stato molto bravo a leggersi le carte, a vedere tutti i cavilli possibili e prendere una decisione, penso, importante per il futuro di un sodalizio, anche se, diciamo, ci siamo esposti, diciamo, noi personalmente, e penso che questa è stata una man forte da parte nostra, che ha fatto sì che questa ristrutturazione passasse. Io ringrazio il professor Sica
l'avvocato Sorrentino e il dottor Foglia Manzillo. Se non dimentico qualcun altro, io non lo so. Poi il dottor Aliberti, l'avvocato di Montillo, uno staff di oltre 10 persone che diciamo io non posso ricordare. Chi ha giurato le perizie, chi ha fatto i conti, chi è l'advisor, diciamo, il commercialista. Comunque, come ha detto mio fratello, questa è una vittoria più di uno scudetto, forse più di una champion, perché è una realtà che oggi continuerà a fare calcio, continuerà nel vero senso della parola a fare calcio. Perché anche se uno andava in B, ma comunque non servono le condizioni per andare avanti, perché nemmeno Scicchi va a passare il bidone. Vabbè, non ci soffermiamo sulle cifre perché ormai no, la debitoria se non passava la transazione, cioè se tu andavi in B e facevi anche la transazione e automaticamente trovava uno e non trovava questa norma, diciamo, con la debitoria così alta, nemmeno lo sceicco, se tu non l'hai ridotta, è normale che con quella debitoria nemmeno io devo fare che cosa. Era un po' di confusione, c'era. Comunque, allora, tornando a noi, allora, io ormai non mi dilungo più di tanto perché sennò qua ci mettiamo 3 ore a fare questa conferenza e tutti quanti noi abbiamo altre cose da fare. L'unica cosa che io chiedo da ora in avanti a tutti, a chi è possibile, di stare vicino alla società, di stare vicino. Diciamo, non si può vedere dopo la pandemia, giustamente come ha detto lui, ma non è una questione di soldi o di altro, è una questione di amore, perché io non posso pensare che se uno ama una squadra, la ama, se uno non la ama, non la ama, perché non è, l'amore non si dà a convenienza, o si ama una cosa o non si ama una cosa. Io non posso pensare che con... Lui ha detto il derby con l'Avellino, che era la prima partita, questa e quell'altra, abbiamo fatto diciamo 1200 persone, però con il Monopoli c'erano 150 paganti, a parte quei ragazzi là, che sia dentro che fuori, cioè erano sempre presenti nelle loro difficoltà, non entriamo nei meriti e tutto il resto, ma loro sono stati sempre presenti, sempre vicini alla squadra, quando la squadra sul campo non è che ha fatto... quello che doveva fare, non ha brillato, perché siamo andati anche in trasferta a prenderci 3 gol da squadrette che secondo me non so nemmeno dove stavano. Io mi sono fatto una domanda, dice, ma dobbiamo andare a Picerno, ma dov'è Picerno? Io, questa è la domanda che ho fatto, non sapevo nemmeno dove, a Monterosi non sapevo che era Viterbo. Cioè, squadre che abbiamo fatto brutte figure, diciamo, vabbè, ma mo non entriamo nel tecnico perché oggi è una rivoluzione, oggi è una rivoluzione. Io voglio che il pubblico, le famiglie, tutto l'indispensabile diano amore a questa squadra di calcio, non amore a noi non esiste, noi facciamo il nostro lavoro, ormai noi ci siamo integrati in questa parte e con l'ultimo sforzo ormai c'è, è arrivato addosso, cioè è la nostra pelle la Juve Stabia, cioè non esiste, perché questa diciamo ristrutturazione costa economicamente, è un sacrificio che in questo momento, ma io non credo, io sfido chiunque si sarebbe presi questi impegni, perché fondamentalmente oggi con questa guerra che è peggio della pandemia, aziende che ormai non c'è programmazione, non c'è più niente, cioè si vive alla giornata, sono momenti veramente tristi, diciamo, dell'economia nazionale e penso mondiale, perché poi sta guerra vedo che sta ripercuotendo in tutto e per tutto, dato che noi facciamo pure un lavoro che trattiamo con il petrolio purtroppo è l'unica cosa che è introvabile e sta a prezzi esagerati. Comunque oggi per me è una rinascita, se prima c'avevo voglia di fare calcio, oggi ho il doppio di fare calcio. Però io voglio che la gente di Castellammare non abbandonano la squadra, perché dire questa parola è brutto, perché dopo aver fatto tutti questi sacrifici, oggi è il momento di dire siamo la Juve Stabia.
abbiamo oltre 100 anni di storia. Oggi è vero, perché oggi siamo una società modello. Io sfido chiunque che fra qualche mese, perché è meglio che ci prendiamo questo mesetto di tempo, che diventa un bambino innocente, cioè appena nato la Juve Stabia, rinascerà, perché come ha detto lui, oltre all'erario verranno sistemati anche tutti i vecchi fornitori, verranno sistemati entro 120 giorni verranno sistemati tutta la debitoria INPS, INAIL e tutto il resto. Noi ci siamo sobbarcati di questo sacrificio enorme, perché noi la parola fallimento non è nella nostra indole, diciamo. E sto fatto, cioè comunque io, lui ha detto che non ha dormito, io penso che, non dico che stavo in depressione, mo sono rinato, ma quasi, perché la settimana scorsa stavo proprio totalmente in depressione, che sta notizia non arrivava, né negativa né positiva, perché poi uno o negativo o positivo affronta le cose, cioè nella miglior maniera le cose vanno affrontate. Non le potevi più affrontare, se erano in ritardo. No, non le dovevano, ci dovevamo inventare delle cose che metteva a rischio il repentaglio, come i due punti di penalizzazione che sono arrivati, perché purtroppo questo mondo è una cosa che io adesso ho imparato, sono giustizie parallele, cioè non esiste, cioè una giustizia ordinaria non è quella della FIGC. Perciò alla fine non so se riuscivamo a fare l'iscrizione al campionato, non so, anche con il piano B, C, D e tutto il resto che le persone sentivo dire, questo e quell'altro, non era una cosa ripresa da noi. Avevamo delle alternative, però erano sempre subgiudice, come dobbiamo dire. Allora, io spero che questa nuova stagione che andremo ad affrontare, perché adesso lo possiamo dire, penso, almeno che scompare il calcio, noi saremo presenti ai nastri di partenza del prossimo campionato. Questo è quello. Io dico solo a tutta l'imprenditoria, a tutte le persone di Castellammare che amano questo sodalizio, di stare vicino alla squadra, non alla società, alla squadra. Poi se ci vogliono stare pure noi vicini, noi siamo ben accetti a persone che credono in un progetto che adesso, cioè come disse lui, qualcuno critica, 3 anni andiamo in Serie B, come disse 2 anni fa quando io sono entrato, 3 anni andiamo in Serie B, però le persone con tutta la buona volontà, cioè, guardano solo una cosa. Cioè, non vedono che ci sono stati 2 anni di pandemia, che non c'era proprio niente, cioè non sapevamo nemmeno se finivamo il campionato o non lo finivamo il campionato. No, cioè le persone non guardano queste cose, pensano solo quello è il terzo anno, ma qualcuno dice quello è il terzo anno, allora vuol dire che noi l'anno prossimo dobbiamo spendere 10 milioni di euro così ci ritroveremo un altro volta. Ma è possibile pure che l'anno prossimo diciamo si va in Serie B, cioè tutto è possibile. Però diciamo questo fatto che uno quando dice e poi succede una catastrofe non significa che non si può delineare. Poi sono uscite cose che io sinceramente volevo fare 3 passi indietro, più di una volta ho minacciato, io lo dico perché oggi è la giornata clou, è la giornata nuova, come io oggi è il primo giorno che rientro di nuovo in società, perché io volevo lasciare, perché c'erano troppe cose, carte nascoste, carte che non si capiva niente, cioè io non lo so come è stata, ma io non voglio dare dei meriti a nessuno, come è stata gestita questa società negli anni. Io voglio prendere pure le mie colpe della mia gestione insieme a lui, che sicuramente sono stati fatti degli errori, anche errori tecnici, anche errori, perché nessuno è un mago del calcio, stanno squadre che spendono l'ira di Dio come l'Avellino, è uscito al primo turno, se vi posso permettere di nominare una squadra, è uscito al primo turno dei playoff. Sinceramente è una delusione per i tifosi, è una delusione diciamo in generale, è una delusione anche per noi presidenti, perché alle volte sono insegnamenti che vanno presi, non è che non vanno presi,
diciamo, sugli insegnamenti, alle volte quando uno dice prendiamo a questo e prendiamo a quell'altro e prendiamo a quell'altro e poi ce ne andiamo a fare i play-out, ce ne andiamo a fare, come diciamo stava capitando quest'anno, perché poi fondamentalmente sfido chiunque a dire che noi avevamo una squadra scadente, però alla fine stavamo là, là, se non c'era la svolta di Messina, pensi che stavamo là, là a lottare per la retrocessione, diciamo. Comunque era una squadra di tutto rispetto, però uno dice, ma loro ci hanno promesso il quinto posto, il sesto posto, e noi ce l'abbiamo messa l'economia per il quinto e sesto posto, però purtroppo il campo ci ha dato torto, non è che noi siamo felici che i ragazzi se ne vengono con un 3-0 da un'altra parte d'Italia, questo è il discorso. Allora non mi soffermo più, io ringrazio tutti e spero che avete capito il messaggio e spero che la famiglia Langella ci tiene alla Juve Stabia, l'avete capito ormai un po' tutti, anche quelli che non lo volevano capire o non l'hanno capito ancora, probabilmente glielo spiegherete voi domani sui giornali. Ok, io ringrazio ancora tutto lo staff della Juve Stabia che veramente sono persone affabili e siamo contenti di, diciamo, di avere questa struttura societaria al momento. Spero che crescerà sempre di più, spero che con non lo so, con questo avvento che io ancora non riesco a crederci, sinceramente, ce l'abbiamo fatta, ringrazio tutti, dal magazziniere fino a chi ha diretto la squadra e al presidente, ringrazio pure il presidente perché è stato lui l'artefice di questa legge che ci ha fatto rinascere. Grazie. Adesso ascoltiamo il vicepresidente, l'ingegnere Vincenzo Lepri. Buonasera a tutti, mi compiaccio nel trovarvi tutti quanti qua e nel rivedervi dopo un poco di tempo. Io sono stato un poco lontano dalla squadra, non con la mente né tanto meno col pensiero, ma fisicamente per motivi personali, professionali che mi hanno in qualche modo fisicamente allontanato. Ma vi ho sempre seguito, sono sempre stato a fianco dei miei amici e l'Angella e di tutto il gruppo che porta avanti questa magnifica società. Mi compiaccio stasera nell'essere allo stesso tavolo dei miei amici Langella, che stasera io riesco finalmente a vedere come due sceicchi, come dicevo giustamente il Presidente, perché quello che non sarebbe riuscito negli Emirati Arabi, che non sarebbe riuscito ad uno sceicco multimilionario, è riuscito ai due fratelli Langella, a dispetto di tutto quello che i terzi, i delatori, coloro che comunque vedevano nel loro avvento, nella compagine societaria, persone non adatte a gestire determinati ruoli, sia sul piano manageriale che sportivo, oggi i fratelli Langella hanno dato una risposta a tutti quanti. E ci tengo a sottolineare che evidentemente il loro ruolo è stato determinante, perché sono coloro che oltre ad impegnare la faccia impegnano i propri capitali, e voi sapete benissimo che soprattutto, diciamo, un campionato di Serie C non è un campionato dove c'è da tirarsi fuori e mettersi in tasca 100 euro, ma ci sta soltanto da investire capitali. Ma loro lo hanno fatto con l'handicap di avere un retaggio e una situazione pregressa che, grazie all'intuizione di Andrea Langella, ma va detto, diciamo, avallata anche dal socio Giuseppe, oggi ci fa sorridere e ci fa avviare verso un nuovo corso. Voi ricorderete che io sono stato amministratore in un momento, mi permetto di dire, drammatico, ancorché lo ricordi, ve lo dico con grande franchezza, come uno dei momenti più stimolanti della mia vita, perché diciamo, associato alla mia attività professionale, che di per sé è già abbastanza intensa, si è inserita anche questa scommessa. E parliamo di circa 3 anni fa, il Presidente nel suo incipit ha detto voglio partire dalla conferenza stampa dell'anno scorso, ma noi dobbiamo partire a 4 anni fa, quando lui è stato coinvolto in qualche modo, prima come sponsor e poi come socio, immettendo capitali in questa società e proseguendo in un'attività furibonda, che è quella che mi ha visto coinvolto nell'anno in cui sono stato amministratore, ovvero di gestire un campionato di Serie B, che forse è il primo campionato nel quale, oltre alle risorse proprie, si hanno le risorse di Lega, che però venivano letteralmente fagocitate, assorbite da una situazione che ai nostri occhi man mano
emergeva di documentazione, di debiti pregressi e quant'altro, che hanno portato poi ad avere un debito esponenziale che non avrebbe consentito, se non grazie alla intuizione dei soci e allo sforzo che è stato fatto, di accedere alla ristrutturazione del debito che oggi celebriamo e festeggiamo. Ovviamente mi fa piacere fare anche un passaggio sul ruolo determinante che, oltre ai soci, ha avuto tutto lo staff, sia quello tecnico sia quello operativo che quello amministrativo, perché al di là degli avvicendamenti che spesso e volentieri anche dai media locali ma anche da quelli nazionali sono stati visti come incertezze, passaggi di responsabilità che potevano manifestare incertezza da parte dei soci, altro non era che lo specchio di una situazione di estrema difficile gestione, che però nonostante tutto, attraverso l'avvicendamento a seguire alla mia amministrazione degli altri amministratori, ha portato al risultato di oggi, senza dimenticare ovviamente anche il ruolo determinante dei tifosi, i quali mai, ma dico mai nel vero e proprio senso della parola, hanno abbandonato la squadra. Non c'è stato un momento in cui la squadra si è sentita lontana dai propri tifosi, che sono l'anima di questo sport meraviglioso. Un ultimo passaggio, perché sembrerebbe minimale e non lo è, ma oggi la Juve Stabia, in un quadro completamente rivisitato e di anno zero, possiamo dire, siamo partiti da 4 anni fa, ma in questo momento celebriamo la ripartenza, gode di un amministratore unico che, oltre ad essere persona competente e anche di calcio, il che non guasta, è un amministratore che ha avuto un ruolo, ancorché in un periodo abbastanza breve dal suo insediamento, determinante per portare a completamento questo iter straordinario. Allora, qual è, mi permetto di fare una breve considerazione sulle prospettive della Juve Stabia. Lo hanno detto i miei amici Langella, la prospettiva della società, la prospettiva della squadra. La prospettiva della squadra è che la squadra, la Juve Stabia, che è una squadra centenaria e che quindi ha un blasone che altre squadre non hanno, deve dimostrare a tutti quanti che, oltre ai propri tifosi, che diceva il Presidente giustamente, non sono amati, ma devono essere amati, perché sono dei tifosi corretti, sono dei tifosi che sanno stare al loro posto e che sanno tifare per la loro squadra. Ma dicevo, deve essere una squadra che deve onorare il proprio blasone centenario anche attraverso la presenza nei consessi che contano, quindi in Lega, in Federazione, dove oggi, a fronte del risultato di oggi, ma mi permetto di dire non solo a fronte di quello, ma anche dei rapporti che sono stati intrattenuti con le massime autorità, oggi gode di tantissimo rispetto che dobbiamo consolidare, se non addirittura migliorare. E quindi una squadra che ha consolidato, che ha ristrutturato il proprio debito, che ha un settore giovanile che possiamo considerare una punta di diamante, è una squadra che con il 10 maggio sancisce, consolida la sua ripresa, la sua ripartenza per un futuro che nel medio periodo, perché non possiamo, siete tutti quanti uomini di calcio e sapete benissimo che i miracoli non si fanno, ma che nel medio periodo riuscirà a raggiungere i risultati che tutti quanti noi, tutti, nessuno escluso, auspichiamo. Per questo abbiamo bisogno dei media e quindi del supporto e del sostegno di voi giornalisti anche nei momenti difficili, perché gli errori sono sempre dietro l'angolo e nessuno di noi è perfetto, e nel calcio è anche facile sbagliare. Abbiamo bisogno dei giornalisti, abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno della struttura, abbiamo bisogno di lavorare sodo. Oggi si ricomincia, ma siamo fiduciosi di avere delle magnifiche prospettive che il tempo ci regalerà. Il tempo e l'impegno. Grazie a tutti. Adesso ascoltiamo prima delle vostre domande l'amministratore unico Filippo Pocini. Allora, buonasera a tutti. Naturalmente parlando per ultimo mi hanno fregato tutti gli argomenti. Esatto. Perciò no, sei il migliore. Allora, innanzitutto mi concedete, visto che è la prima volta che ci troviamo, ho il piacere di fare una conferenza stampa per la Juve Stabia,
di ringraziare la proprietà, i fratelli Langella, che mi hanno voluto a guidare come amministratore unico la Juve Stabia. Devo ringraziare, e naturalmente anche vicepresidente, ringrazio dirigenti e personale, perché credetemi, sono arrivato il 14 gennaio, ma in questi 4 mesi, oltre a trovare una professionalità veramente importante che mi ha permesso di lavorare bene, quindi abbiamo lavorato subito di squadra, ho trovato delle persone che mi hanno facilitato l'inserimento all'interno della struttura, e devo dire veramente grazie, perché dove siamo arrivati è merito di tutta la squadra, non di una singola persona. Mi associo a quello che dicevano i fratelli Langella sui fornitori, con cui naturalmente dialogo tutti i giorni, e che mi hanno permesso, hanno creduto a quelle che sono le parole che vengono dette in questi casi, perché sapete benissimo che noi abbiamo avuto il congelamento di tutte le posizioni, e quindi non è facile in questo periodo di crisi sentirsi dire devi aspettare, e quindi veramente un plauso a tutti. Se qualcuno pensa che questo è un punto di arrivo, si sbaglia. Questo è un punto di partenza. È un punto di partenza perché abbiamo avuto l'azzeramento con l'erario, ma come giustamente vi ha detto il Presidente, abbiamo un'altra parte su cui dobbiamo lavorare, ed è altrettanto una parte importante su cui stiamo già lavorando, e lavoreremo in maniera attiva nei prossimi mesi, nel prossimo anno, perché naturalmente sono somme altrettanto importanti, senza scendere adesso nei numeri, nello specifico. Questo per dire cosa? Per dire che abbiamo bisogno della vicinanza di tutti, abbiamo bisogno di continuare ad essere sostenuti in questo percorso di crescita, nell'avvicinamento alla famosissima, rubo io la frase al Presidente, oasi felice, perché solo così possiamo effettivamente arrivare a creare le condizioni per essere ancora più importanti di quello che Juve Stabia rappresenta nel panorama calcistico italiano. Detto questo, sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche se noi ne discutiamo già da tempo quotidianamente, perché non siamo stati ad aspettare la sentenza, vareremo un piano, un programma che dovremo rispettare, ma che non è un piano ad un anno. Non ci chiedete voli pindarici, non ci chiedete, ci ho sentito parlare di Champions League, Europa League, Serie B, adesso la prossima avversaria nostra sarà il Manchester United. No, dobbiamo costruire un piano di crescita costante. Da una parte continuiamo ad abbattere le debitorie, d'altra parte cresceremo, come è stato fatto bene in questa società, dal settore giovanile, che ha portato i suoi frutti e ci ha visto protagonisti con squadre importanti e che ci hanno permesso di scalare. L'anno prossimo faremo la Primavera 3, quindi siamo saliti di un gradino, come giustamente ricordava il Presidente, siamo arrivati alle fasi nazionali, ed è importante. Cos'altro è importante? Cosa riguarderà questo progetto che andremo a proporvi, a illustrarvi, perché poi dobbiamo anche essere persone intelligenti. Chiunque voglia dare un suggerimento, dare il suo contributo, noi non riteniamo di essere quelli che sappiamo tutto e possiamo fare tutto. Le nostre porte sono aperte, l'importante è che il suggerimento sia un suggerimento costruttivo, sia un suggerimento per il bene della Juve Stabia, con l'amore per la Juve Stabia. Mi aspetto in particolare dai famosissimi leoni da tastiera, ma soprattutto da voi, che ci sia una collaborazione fattiva in un processo di crescita che ci vede protagonisti. Già naturalmente abbiamo il nostro scotto di essere una società del sud, di essere le solite persone che puntini, non me lo fate dire, perché sono i famosissimi stereotipi che io odio, li combatto quotidianamente con tutti quelli con cui vado a discutere da Roma in su. Detto questo, il progetto prevederà naturalmente, è importante, e avete visto che entrambi i fratelli Langella l'hanno sottolineato, il pubblico. Una squadra vive del suo pubblico, è lo specchio.
Castellammare è stata sempre una piazza calorosa, forte, accogliente. Anche io mi associo con ringraziamento, perché veramente li ho visti sempre presenti i ragazzi della Sud. Ma c'è bisogno che la gente di Castellammare si riunisca alla squadra. Anche noi dobbiamo fare il nostro. Vareremo tutta una serie di iniziative volte a portare ancora più gente allo stadio. Gli imprenditori locali, c'è bisogno di... io sentivo in diverse cose l'avvicinamento della Juve Stabia al territorio. La Juve Stabia è scollegata dal territorio. La vedo un po' una provocazione, ma lavoreremo, proprio perché ascoltiamo, lavoreremo per avvicinare ancora di più il territorio alla Juve Stabia, alla Juve Stabia al territorio, con iniziative, con tutta una serie di progetti che metteremo in campo. Faremo un piano che io amo definire, l'ho coniato io, ma è solo mio in sostanza, Juve Stabia 115, perché sono 115 anni di storia. E al 115esimo anno di storia abbiamo fatto la storia, perché questa sentenza, frutto dell'ingegno, dell'idea del press, veramente è la prima volta che, e qua lasciatemi togliere qualche sassolino dalle scarpe, perché sapete, sono stato squalificato, mi sono beccato i due punti di penalizzazione e via dicendo. Avevamo ragione noi, non era una scusa per non pagare, era un piano vero, corretto, fatto come, diciamo, secondo tutti i crismi della legge, difficilissima da interpretare e da applicare. Io ho visto il presidente in prima linea venire in tribunale, discutere col giudice, affrontare tutte le questioni tematiche per arrivare a questo risultato. Siamo riusciti ad ottenerlo in tempo utile e vi lascio questa chicca. Ancora oggi io ho discusso con Covisoc, perché anche loro giustamente gli abbiamo trasmesso, notificato il provvedimento, perché c'è una scadenza federale fra 4 giorni, le difficoltà loro di interpretare un provvedimento così complesso, primo in Italia, e quindi stabilire cosa è giusto e cosa non è giusto. Quindi vi dico, il lavoro fatto è stato un lavoro immane. Possiamo aver commesso anche qualche errore di comunicazione, ma l'errore di comunicazione era perché noi veramente abbiamo lavorato notte e giorno per ottenere il risultato che più ci premeva, iscrivere la squadra al campionato, perché altrimenti qualsiasi altro sforzo sarebbe stato vano e inutile. Questo più o meno è quello che posso dirvi su tutto quello che tra virgolette ha riguardato questa questione. E che dire, forza Juve Stabia. Ovviamente io so adesso che voi siete curiosi, potete fare le vostre domande, giusto? Come volete, no? Cominciamo con il giro, mi raccomando, vi ho fatto prima 2 richieste, vi prego di rispettarle. Cominciamo con il mattino, Gaetano Donofrio. Io faccio tutte, una alla volta adesso. Una domanda e poi dopo giro. Allora, presidente Andrea Vangelis, che è stato con Trade Union, fino a qualche giorno fa eravate un po' come un naufrago alla ricerca dell'isola che non c'è. Oggi vi sentite un po' invece come un autore con una pagina bianca e una storia da scrivere. Allora, oggi in questo momento l'emozione mi sembra prende così tanta che mi fa intimidire alla fine, no? E non mi fa sorridere, ma non a 36 denti, a 72 denti. Oggi noi dobbiamo sorridere a 72 denti, perché si è scalfita una cosa inimmaginabile, e questa, ripeto, rimarrà nella storia, nella storica recente della Juve Stabia. Perché non, anche io, ripeto, fino alle ultime settimane ero titubante e mi arrivavano messaggi di persone sconosciute sul sito, non so, Instagram, cose, che per sentito dire andava male, falliva, veniva, scompariva dalla categoria. Cioè, sono arrivate delle cose inaudite che anche io stesso mi ero quasi, diciamo, indebolito al pensiero che questa cosa mia di ottimismo radicale mi portava ad avere questo sentore anche negativo, coprendo il mio DNA, la mia positività. Quindi oggi noi dobbiamo essere felici e goderci questa cosa, che è una cosa unica e rara nella storia. Pensate che ci hanno chiamati,
volevano sapere i consulenti come avete fatto il percorso. Ci sarà un dibattito su questa cosa, proprio del tribunale farà un dibattito sul diritto societario sportivo, perché le società come noi ce ne sono tutte, cioè chi più di meno, ma tutte navigano nella stessa barca e arrangano sempre facendo rateizi, allungare, ma non avendo mai un futuro, perché poi alla fine si vedono passare la mano a altri diciamo imprenditori. Però tu quando vedi il passaggio di mano, adesso noi siamo fuori dal povero, attenzione, quando vedi il passaggio di mano, allora io penso sempre a questi, io li chiamo scappati di casa, perché so quando uno non ce la fa più, diciamo ti passo le quote a 0 euro, quindi te la do io faccio a 0 euro, e quello poi dopo 6 mesi porti il tribunale. Cioè, stesso film, stesso scenario, stessa cosa. Allora bisogna prendere il toro per le corna, se non prendi il toro per le corna non si va da nessuna parte. Io ero prefissato con questo impegno di portare avanti questo obiettivo, e questo obiettivo non l'abbiamo risolto al 100%, l'abbiamo risolto al 65-70%, però la bella massa di macigno, di cancro addosso è stato estirpato. Quindi noi siamo più in salute ora, dopo in salute. Un momento non è quello che è. Ma ci dobbiamo combattere anche come impegnarci questa transizione, perché poi c'è un impegno economico esterno che devono arrivare all'Agenzia delle Entrate. Quindi, però godiamoci questa giornata, godiamoci questa cosa, che io personalmente la vedo una cosa bella per la Juve Stabia, non tanto per noi, perché il soldo in più, soldi in meno, ma una cosa bella per la vitalità e il futuro della Juve Stabia, piena di soddisfazione e pieno di emozioni, perché poi dopo, come dice l'amministratore dottor Polcino, che io volevo ringraziarlo prima, ma nei passaggi di tante emotività mi ha sfuggito questa cosa, perché lui con questo suo arrivo, io devo sposare il sodalizio con lui, perché è stato concretamente attivo in questa fase, senza scoraggiarsi un minuto, diciamo mantenere la calma, barra dritta, e andare avanti mettendo in campo tutte le esperienze vissute in precedenza, e devo dire che lui è stato di grande sostegno in questo momento. Mario Vollono, Vivicentro. Presidente, allora si percepisce ovviamente l'entusiasmo per questa, diciamo, sentenza favorevole, ovviamente non le voglio mettere nessuno, quindi non voglio dire che il discorso pensiamo già l'anno prossimo, ma in futuro prevede un allargamento societario o pensate di rimanere sempre voi come famiglia l'Angela, quindi la Juve Stabia e l'Angela? Mario, guarda, io ho sempre detto, ogni anno benvengono, perché io rispetto sempre chi mette i soldi nel calcio, o è antipatico, è simpatico, è alto, è bello, è brutto, tappeto rosso a terra, prego, benvenga, perché queste sono società a scopo di perdita e non a scopo di lucro. Quindi, cioè, che benvengano. Perché voglio questo? Perché questo è un blasone forte e deve onorare i suoi sogni devono arrivare. Cioè, io, il mio sogno è la A, figurati la B, il mio sogno è la A, 2 anni A, tata, ma per fare questo oggi, con queste condizioni economiche, dobbiamo avere la bravura di andare passo dopo passo, step giornata dopo giorno, dobbiamo lavorare per arrivare in quella solidità forte che si può prospettare. Ben vengono risorse, ma non esterne, attenzione, io ho detto, parlo sempre di imprenditori seri, onorati e rispettati, che ben vengono a entrare in partecipazione con noi, ma solamente per velocizzare il sogno. Perché oggi, parliamoci francamente, se uno crea un progetto medio lungo termine ci arriva lo stesso, perché se è fatto bene ci arriva, perché la scienza dice questo. Poi è chiaro che se ben vengono imprenditori seri, io sono aperto. Giuseppe Amato, il resto del calcio. Buonasera. E in chiave sportiva, ecco, giusto per capire le tempistiche, le ultime scadenze menzionate di maggio
dopo queste scadenze si penserà poi a individuare la figura del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, senza entrare in particolare. Sono due cose distinte e separate. La prima domanda la devi fare a lui, che lui è amministratore e per le scadenze federali è lui. Noi già da stasera in poi già iniziamo a discutere con tre direttori sportivi, forse anche quattro, per arrivare all'allenatore nei prossimi giorni e attraverso lui già organizzare la squadra. Per la parte sportiva già ci stiamo muovendo, per la parte di carte è il dottor Polcino, che è lui che si deve impegnare, lui ci chiede e noi facciamo, lui ci chiede e noi facciamo. La parte un po' più noiosa. Poi, la parte più noiosa. È diventato antipatico. Diciamo che spesso e volentieri non mi rispondono al telefono per paura che non sto facendo ulteriori richieste, no. Le scadenze già le conoscete, penso, perché ho visto che siete abbastanza. La prossima scadenza è il 16 maggio, dove naturalmente diciamo la sorella gemella della famosissima scadenza del 16 febbraio. Per cui io avevo paura perché si poteva innescare la famosissima recidiva, due inadempimenti nel corso dello stesso anno. Vi dico giusto questa chicca, a testimonianza che avevamo il piano B, avevamo il piano C, avevamo anche il piano D. E posso andare avanti. Nel senso che, manco a farla apposta, se leggete bene il regolamento, dice che i due punti di penalizzazione il 16 febbraio erano sulla scorsa stagione, ma questo lo dico per la sala, mentre invece i due punti di penalizzazione a maggio sono sulla prossima stagione, quindi non scattava la recidiva. È stata un'ampia discussione fatta tra me e gli organi federali. Ci eravamo già preparati anche a questo, perché purtroppo se non arrivava il provvedimento arrivava dopo il 16 maggio, noi eravamo costretti a doverci prendere altri due punti di penalizzazione, ma oggi vi abbiamo dimostrato che dicevamo la verità. Poi permettetemi una precisazione, il Presidente nel dire Serie A, Serie B, Serie A era una battuta, Il sogno è oltre, però è il sogno. Però se non lo facciamo con progettualità, noi possiamo dare un progetto serio, punto. Chiaramente il progetto parte dalla salvezza, chiaramente. Se noi investiamo è perché mica vogliamo retrocedere, perché vogliamo andare avanti. Ma sfido chiunque a voler perdere anche una sola gara. Nessuno vuole perdere, è normale che ognuno di noi vuole vincere. Io non voglio perdere con mio figlio. Questa è una grande testimonianza, perché solo la testimonianza di oggi può dare la risposta di domani, non c'è domanda più. Quindi se uno mette i soldi oggi, che significa, non è che se uno non li vuole mettere oggi, si devo fare una cosa di basso coso, basso profilo, di poter anche retrocedere, però non sopravviviamo. Invece questa è la testimonianza che ti dà anche la risposta del futuro. Monda, campagna del pallone. Molto piacere. Alla luce di questo risultato storico, quanto è determinato il club a riprendere, insomma, il discorso per arrivare quanto più in alto è possibile? E soprattutto quanto è determinato a farlo facendo crescere i giovani sulla falsariga di quanto si sta facendo ora? Grazie. Allora, i giovani, per la nostra progettualità, i giovani sono importanti, per una progettualità. I giovani sono importanti perché abbiamo visto anche che il Presidente Gravina, col decreto crescita, col fatto che l'escursione, che due volte consecutivamente l'Italia non ha arrivato ai campionati, perché si importa sempre roba straniera, si importa roba sempre risparmiando le tasse, il 50% dei contributi, cosa c'è. Tutto questo l'ha ridotto proprio per puntare sui giovani. Se la nazionale punta sui giovani, noi dovremo, il filone è quello, dove dobbiamo puntare su leve nuove, se fosse del territorio ancora meglio, che ci mettono la faccia, la passione, il sudore della maglia, perché sono del territorio. Quindi il nostro progetto è più giovani, meno blasonati, perché ripeto, il blasonato che arriva qua in due stabili, che fino a qualche anno fa, come dicevo l'anno scorso, arriva in albergo a 5 stelle, questo è stato un albergo a 5 stelle, dove si porta la moglie, i cani, il gatto, la compagna, i figli, cioè, ma... e poi dopo un anno si vende con gli 8 gol, 7 gol al campionato, e poi dopo un anno se ne va, e poi gli chiede un premio, e poi gli scassa lo spogliatoio, vogliamo il premio per 3 partite, vogliamo il premio. Cioè, questa è una cosa che bisogna un po' accantonarla,
fare un progetto di giocatori che amano, sposano la maglia, sudano la maglia, con la testa e con le gambe devono pedalare, cioè si devono prendere anche i meriti, gli onori e i non onori, perché purtroppo, ma quando arriva il signor X che si vende la distinta, il listino, 9 gol, 7 gol, questo costo tot, solo le tariffe, no? Però non è mai vero, quindi il progetto ti deve portare un po' di giovani, un mix, un po' di questo, ma soprattutto, ma anche qualche valorizzato, ma un valorizzato non tipo come questo che è arrivato, abbiamo visto Stuppa, che purtroppo non è nostro, e tu hai portato uno Stuppa in alto a piacere della Sampdoria. E formalizzare dei contratti con delle percentuali dentro per la rivendita, mettere un po' di giovani, mettere un po' di persone blasonate, cioè fare una progettualità che ti porta ad avere un patrimonio aziendale. Il nostro obiettivo è di avere la Juve Stab che desse patrimonio di quei giocatori, non il via vai di persone. Davide Soccavo, Stabia Channel. Mi è venuto questa domanda più spesso, questa domanda, ma è molto attuale adesso. Dunque, in virtù di quanto è accaduto, cosa e se cambia qualcosa nei programmi, nei progetti della prossima stagione, anche in virtù di quelle che sono appunto le entrate per agevolarle, e parlo in primis, come parlava il socio Andrea Langella, in primis in Italia c'è sempre più gente allo stadio e quindi la vendita dei biglietti, dei prezzi, allora questa è un'idea che noi abbiamo lanciato alla persona che dovrebbe mettere in piedi questa organizzazione, un'organizzazione societaria, non solo di squadra, perché attorno alla squadra, se lo spogliatore è sereno, vede una società seria che organizza persone allo stadio, hospitality, c'è un avvicinamento alle imprese, all'artigiano, al professionista, al notaio, cioè un avvicinamento un po' alla città, e tutto questo è fatto di una programmazione che stiamo organizzando, addirittura di organizzare un'app che uno la può scaricare per prenotarsi questo, la newsletter, prenderci il diritto di immagine sui giocatori, mandarle dalle imprese, mandarle alla loro, perché devono essere partecipi della loro squadra, perché la squadra è della città, noi la conduciamo, abbiamo questa concessione di condurre la squadra, ma il titolo è della città, quindi un avvicinamento a queste persone che sono state scollegate negli ultimi 4 anni, ma anche in Serie B ne vedevo poche. Cioè, alla fine il mio obiettivo è anche questo, portare gente allo stadio. Come? Questo è. Lo diremo prossimamente. Con una programmazione seria. Gaetano D'Onofrio? Allora, facciamo all'amministratore, visto che parlava di un progetto nel tempo. Sì. Ovviamente un progetto nel tempo, che nel calcio, che è un'azienda particolare, immagino anche spiegare a un giudice che il calcio non è un'azienda come le altre, atipica, è stato molto difficile, poi deve sposarsi però per forza con dei risultati, quindi la domanda te la faccio rimanere un po' di battuta: i 3-4 direttori sportivi passano prima da lei per il discorso o no, prima dai presidenti? Allora, guardi, la cosa bella che mi sta veramente coinvolgendo sul progetto Juve Stabia è la discussione, anche serrata, anche diciamo, perché ognuno di noi può avere delle idee, ma devo fare un plauso ai fratelli Langella, perché abbiamo avuto tanti confronti, veramente in questo periodo abbiamo avuto modo di pianificare e di discutere su tutto, quindi qualsiasi decisione, naturalmente la proprietà rispetto a me, proprietà, quindi ha sempre l'ultima parola. Però stiamo discutendo di tutto, stiamo verificando tutte quelle che possono essere le scelte più giuste per la società, anche perché un errore è un errore e commettere un errore costa, quindi il risparmio è anche non commettere errori.
Sul progetto che vi ho accennato, non può essere un progetto a lunga gittata, e vi spiego perché. Progettare nel calcio 3 anni, chi vi dice questa cosa vi sta prendendo in giro. Progettare nel calcio 2 anni più uno è qualcosa di credibile e realizzabile, perché purtroppo le cose nel calcio sono molto volatili. Questo non vuol dire che fra 3 anni Fratelli Langella non ci saranno più. Parlo di progetto inteso come investimento finanziario, investimento entrate, cioè operazione entrate, operazione uscite, operazione, come diceva il Presidente, sul territorio. Sono cose che si possono fare nel breve e lungo termine. Io vi faccio fare una riflessione e vi rinnovo l'invito che vi ho fatto prima. 15 giorni fa eravamo, tra virgolette, lasciatemi passare questo termine, posti alla gogna per i 2 punti di penalizzazione. Oggi siamo, tra virgolette, ci sono gli imprenditori più bravi e l'amministratore più bravo del mondo dello sport italiano. Vedete quanto è volatile il calcio? Allora, quello che vi chiedo è che rispetto a un progetto che andremo a delineare, non bisogna tirare subito le conclusioni, ma bisogna arrivare alla fine del progetto, bisogna avere pazienza in tutte le cose. E guardate, la forza di essere arrivati a questa ADR, questo accordo di ristrutturazione, è stata anche la pazienza che hanno avuto. E guardate, avere questa mole di vittorie per imprenditori specchiati che amministrano le loro aziende in modo corretto e serio, non hanno, tra virgolette, non hanno il problema di ricevere la telefonata del fornitore non mai pagato, perché sono puntuali nei loro pagamenti, non è una cosa positiva, anzi è una cosa che sicuramente ha rovinato parecchio il fegato ad entrambi i fratelli d'Angelo, e questo ne sono testimone in prima persona. Quindi qui serve l'aiuto anche vostro nel far capire che non vince solo la squadra in campo. Se non hai la struttura, se non hai l'armonia di spogliatoio, se non hai le risposte pronte, se non hai la gestione della comunicazione, se non hai il potenziamento del marketing, potrei parlare per un'ora su questo argomento, è la cosa che più mi tocca da vicino. Poi c'è anche l'aspetto giocatori, c'è anche l'aspetto tecnico, che diciamo racchiude la sintesi di tutto, i 3 punti la domenica, perché purtroppo se non arrivano quelli, per la piazza abbiamo lavorato male. Però dobbiamo lavorare prima sulla società, sulle teste pensanti che sono il direttore sportivo, che sono anche il mister, e per arrivare ai risultati sul campo. Penso di essere stato preciso. Aggiungo però una parola, perché abbiamo avuto delle critiche, ma critiche normali, diciamo, il fatto che bruciamo allenatori, bruciamo direttori sportivi, questo e quell'altro, purtroppo ci sarà sempre. Finché ci sarò io, ci sarà sempre. Se le cose non funzionano, io sono il tipo inutile continuare. È meglio rompere, perché se voi pensate che mandare via un direttore sportivo o un allenatore è da pazzi, perché vuol dire aprire di nuovo il cassetto e prendere altri soldi per far felice, non lo so, quei tifosi che ci credono a una società. Questa è la cosa, però esisterà, perché purtroppo io sono così, purtroppo lui è meno, e non ci troviamo solo in questo, non ci troviamo col Barbolo, che l'altra era per l'ultras come domanda, un po' quello che avete fatto di cambiare spesso eccetera. Siamo avuto, credo, una dimostrazione nella seconda parte del campionato, diciamo il novellino bis, ha dimostrato di essere l'allenatore che probabilmente era stato preso, insomma la persona esperta che ha saputo anche dare un'anima, ma anche capire forse meglio nel momento in cui non è stato costretto a scelte di valorizzazione, anche se le ha fatte comunque, è riuscito a mettere meglio la squadra in campo e ad avere dei risultati. È ipotizzabile, so che penso di parlare di calcio, però ci sta, insomma, proseguire con una persona che abbia quel tipo di esperienza? Ma questa è una domanda che, diciamo, come ha detto mio fratello, io non posso rispondere, perché no, non posso rispondere, non perché adesso è arrivata una grandissima notizia. Da stasera in poi
come ha detto lui, godiamoci questa notizia. Godiamoci questa notizia e iniziamo a pensare il futuro calcistico. Perciò faremo delle riflessioni con il nuovo direttore sportivo che verrà, che guarderà pure tutta la nostra struttura calcistica, perché come ben sapete stanno diversi calciatori ancora sotto contratto, diciamo, già abbiamo la squadra, diciamo, già pronta senza fare nessun investimento per l'anno prossimo, però sicuramente verrà ritoccata in tutti i reparti, perché diciamo hanno dimostrato fiducia, gli abbiamo dato fiducia, però diciamo qualcosa verrà fatto non so in che entità. È importante, come diceva l'amministratore, trovare le teste pensanti calcistiche che ci dovranno consigliare e ci dovranno dire come, diciamo, se ci deve stare una rifondazione della squadra, ci sarà una rifondazione dei suoi. Questo è un punto zero, si riparte dal capo, come è tutto da costruire, ok? Con una mente un pochettino un po' più libera, questo è il discorso. Sto sbagliando o non sto sbagliando? Sto sbagliando. Cercheremo di fare quanto meno errori possibili, però non è detto che non ne faremo. Questo è quello che... Mario, con il vicepresidente, con il socio Angela Giuseppe, volevo fare una domanda. Allora, se è capito che lei è un class della famiglia, diciamo, e sicuramente questo suo messaggio è stato già da monito al futuro allenatore, direttore sportivo, che è stata sicuramente già sulla graticola quando verrà a la fare, perché che appena sbaglierà. No, purtroppo. Però oggi bisogna confrontarsi pure con i conti in tasca, perché poi purtroppo è bello dire quello che. Ma noi ci abbiamo il compromesso. Lo licenzio io, caccio io i soldi, questa è una cosa normale, cioè, abbiamo questo compromesso, almeno questa cosa qua è giusto che lo sappiano anche loro. Avete parlato già di 3-4 nomi direttore sportivo, c'è 3-4 direttore sportivo, non voglio sapere i nomi, perché non me ne dirà mai, diciamo, sicuramente anche sotto tortura, questo è chiaro, però diciamo è più il profilo, volevo capire un po'. Saranno direttori sportivi già fermati, direttori sportivi giovani, perché la storia della università mi ha insegnato che in alcune volte i direttori sportivi affermati hanno fatto bene, altre volte hanno fatto bene i giovani, stessa cosa anche per gli allenatori, quindi volevo capire un po' meno l'idea. Posso? No, faccio rispondere poi dopo. Doveva essere più. Allora, per la nostra idea, prima di tutto il direttore che noi parleremo, 1, 2, 3, 4, 10, quello che sia, perché noi siamo la Juve Stabia, sì. Quando noi chiamiamo tutti vengono, noi abbiamo qualche rifiuto, fortunatamente, almeno quando non stanno sotto contratto. Devono sposare il nostro progetto, quello che noi vogliamo per la piazza di Castellammare. Se loro sono in grado, perciò sono in grado, perché se dicono sì e poi succede che non avviene questa cosa, Boscat o Giuseppe Langella, non va bene questa cosa. Allora loro, se è una cosa buona però, perché io sì, una garanzia. Allora mo, i colloqui che noi faremo con queste persone, quando noi parleremo con questi direttori sportivi, no, certamente dovranno sposare e dirci pure loro come la pensano, come, e dato che oggi non partiamo da zero, ci sono delle cose da sistemare con la squadra di calcio, se sono in grado di sistemarlo, è molto importante, questa è la prima cosa per il futuro della stagione, quello è il discorso, perché non quest'anno speriamo che partiremo con il piglio giusto, speriamo almeno questo. Però Giuseppe, quella cosa almeno la puoi anticipare. Quale? Eh? Quale? Sarà italiano. Ah, sì. Sarà italiano. Non sarà uno straniero. Allenatori italiani.
chiami italiano. Sarai italiano. Ci ha pigliato un colpo. No, è perché dovevo dire non sarà straniero. Sarai italiano. Allora tu hai italiano. Andiamo verso le due ore di conferenza. Stiamo dilungando. E il caffè non è arrivato. Ultime tre domande. Cominciamo da Giuseppe Amato. Sì, visto che oggi si chiude anche un capitolo, che è quello del debito, delle tante incertezze, per chiudere questo capitolo e mettere un puntino sulla I. Prima del vostro ingresso in società, agli albori, la situazione debitoria, poi reale, era quella che conoscevate? E se no, in che misura avete scoperto dopo e in che entità? Parte del hai fatto una domanda, hai fatto lui una domanda a lui e a me, perché sono domanda. Due step. Si sente di rispondere, una domanda alla società. Questa è una domanda molto stimolante, che i 72 denti proprio ci spegniamo e diventa proprio una resistenza denti, una conferenza a parte. Perché poi ci vuole una conferenza a parte, però visto che noi ci troviamo nell'occasione e abbiamo parlato anche della sua superficialità in tante cose, quello dell'allenatore, la fiducia, come superficiale, nel senso che bisogna pure poi giustamente mantenere un certo impegno per la piazza, perché ogni tre partite cambia una miniera, che era un campionato, se ne è buono. Si potrei cambiare la squadra durante l'anno, lo farei, purtroppo ci sono due step per cambiare la squadra. Io voglio i tre punti, l'amministratore mi spera, io li voglio, sinceramente. Questa è la parte voglio i tre punti. Per quanto riguarda questa cosa, questa è una domanda che apre uno scenario molto intenso, perché molti di loro hanno detto, tra cui anche qualche giornalista, che la debitoria è straaumentata nella nostra gestione. Allora, questa persona che ha detto questo, o queste persone che hanno detto questo, o diciamo sanno le cose vere come stanno, o le sanno e le dicono diversamente. Perché io, quando sono entrato in società, in questa società, io sapevo della debitoria. Entri in società, non sai dove è quello che prendi, è un fatto normale. E questa società aveva una debitoria di tutto rispetto, già ufficializzata. Ma siccome durante la categoria in Serie C 2018-2019, noi per fortuna siamo andati in B, dopo una settimana che siamo andati in B è uscita fuori, c'era un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2017 che pianificava questa debitoria in 10 anni. Questa debitoria in 10 anni, dopo che siamo entrati in B, dopo una settimana è arrivata la PEC dell'Agenzia delle Entrate. Visto che siete andati in B, visto che siete stati promessi, vi dovete impegnare per quello che è stato scritto nel rateizzo, per che siete andati in B, dovete dare altra, il doppio di quello che era già programmato in 10 anni. Questo è stato un fulmine al ciel sereno, perché è stato un po' per la mia superficialità, perché ripeto, come la sua, quando è entrato non ha visto tutte le carte bene, perché un po' il fatto di essere ingannato, perché una cosa se si dice prima, guarda che ci sta pure questo, che se vai in B, perché non si aspettava la B, se vai in B, visto che non ti dai soldi, l'agenzia ti dà quando ti dai soldi, ma hai tutti quanti. Nel testo così c'era scritto, questo si è stato nascosto dalla parte venditrice, giustamente con superficialità, non siamo andati a leggere bene il testo, i miei consulenti, e si è portato avanti questo scontro. Che questo scontro è stato, diciamo, ammaturato alla fine questa debitoria che ha quasi raddoppiato. Cioè, si è trovata una debitoria con una sorpresa durante con la promozione in B che ha raddoppiato. Parecchi lo sapevano. Pagando la rateizzazione alle scadenze, cioè le e nuove scadenze. Come l'ha vissuta questa cosa? Alle nuove pagando scadenze. Noi abbiamo pagato ognuna di quelle scadenze, perché altrimenti avremmo avuto delle penalità
una volta arrivati in Serie B che sarebbero state devastanti. Poi c'è stato la pandemia e c'è stata la cristallizzazione di tutto il blocco. Dopo la pandemia c'è stato di nuovo questo bobone che si doveva ripianare. Ma dopo 2 anni di pandemia, 0 persone allo stadio per 1 anno e mezzo, poi si riparte, poi c'è stata la retrocessione che non ci aspettavamo, perché la retrocessione è stata un'altra mazzata. Per questo c'è stata tutta questa somma di queste cose che hanno portato a una debitoria esponenziale, che non si poteva più andare avanti. Perciò l'obiettivo era questo che è stato fatto oggi, perché è un obiettivo che ci porta a una svolta radicale, una svolta totale. Allora non l'abbiamo fatti noi i debiti? No, i debiti... non l'abbiamo fatti noi. No, i debiti c'erano, sono stati raddoppiati e in parte un po' di debiti, diciamo, sono stati cristallizzati. Cioè questo dei punti di penalizzazione che spettavano pagare alla nostra gestione, che la federazione, la procura federale diceva tu ci devi pagare l'INPS di febbraio 2021 e la legge italiana, il tribunale dice che tu al 30 giugno hai cristallizzato tutto, non toccare niente, che domani non passa, dici come sei permesso di pagare a quello e non a quell'altro che sta nel cassetto. Quindi noi non potevamo, se pagavamo alla federazione, noi rischiavamo di compromettere. Scusa, questo debito funzionale erano tutti debiti relativi alla vecchia proprietà. Comunque la vecchia proprietà starà sparando il fuoco, perché comunque penso che ha avuto anche una grande notizia di questa cosa. Principalmente lui dovrebbe sparare il fuoco. E l'ultima domanda, Monda. Una domanda che rivolgo principalmente al socio Giuseppe Langella. Al netto di un gruppo squadra che c'è, va ritoccato, ma c'è, e dei casting imminenti, ecco, le chiedo, ci sono dei valori tecnici, tattici e temperamentali da cui vorrebbe partire, da cui partirebbe volentieri nella prossima stagione? Grazie. Sicuramente è la prima cosa, perché quello che ho notato quest'anno, a parte i ragazzi che diciamo ce l'hanno messa tutta sul campo, ho visto che specialmente in trasferta è venuta a mancare la personalità della squadra. E la prima cosa che noi vorremmo dare, è la prima domanda che io farò al nuovo direttore sportivo, che non voglio calciatori che giustamente pensano solo al contratto e se viene pagato lo stipendio oppure se vengono pagati i contributi, ha paura che non prende la pensione, come è capitato quest'anno che qualcuno abbia fatto questa richiesta quando hanno saputo il sentore che la società non continuava. Diciamo, queste cose non devono capitare più. Queste cose non devono capitare più. Noi cercheremo di fare una squadra insieme al direttore, quello che noi chiederemo a una squadra, come ha detto mio fratello, io li chiamo ragazzi perché per alla fine pure un calciatore di 30 anni, 31 anni comunque è un ragazzo, non è una persona diciamo adulta a tutti gli effetti, questo è il discorso. E chiederemo gente che hanno fame, gente che devono sudare la maglia e gente che credono nel nostro progetto, perché il nostro progetto, vado un po' a lungo, e non avere più cambiamento, cioè fare una squadra che oggi possiamo ragionare in questo, fare una squadra che sarà un frutto che ogni anno verranno messi 2-3 innesti, non verrà rivoluzionata più, una squadra di proprietà, non è che oggi non sia di proprietà, una squadra che deve durare, come ha detto l'amministratore, in un progetto, senza fare pure i quintarici, fare due più uno, poi è sempre il campo a decidere, certo. Perché l'esperienza ci insegna, si può vincere con tot e si può vincere con tot, questa è la cosa, ma primaria cosa avere calciatori che tengono alla maglia e tengono alla società, e noi cercheremo di farli stare bene. Questo è quello che io chiederò al nuovo direttore sportivo. Grazie.
Grazie. Ultima domanda, abbiamo aperto con te, chiudiamo così. Sì, Presidente Andrea, ha detto una cosa molto importante, ribadendo la squadra, per noi la gestiamo in questo momento della città. Faccio la similitudine, quando la questa avvenne nel 2011 in Serie B c'era una grossa crisi da Fincantieri economica e sociale. Oggi la città, senza entrare nel discorso politico, vive una grossa crisi, un momento anche di passaggio importante. Può questo risultato, questo entusiasmo che comunque si è visto anche nelle famose leone di testa, però si è visto in questi giorni, essere una spinta anche per la città di rilancio, di ripartire anche con quelli che sono secondo me anche dei valori che state cercando di portare in un mondo come quello del calcio, dove forse davvero siete una vespa bianca, potremmo dire. Deve essere la spinta per riprenderci, diciamo, e sensibilizzare tutta la città in questo momento, perché vedo che la città è uno stato anche di crisi a livello politico, vedo delle aziende ancora chiuse, vedo delle imprese ancora bellissime che hanno fatto la storia, vedo lo stadio che è ancora ridotto male, vedo tante cose e noi dobbiamo partire proprio dal nostro patrimonio, quello che noi siamo riusciti a conservare, che è la Juve Stabia, un patrimonio culturale di sport di centenario, oltre centenario, che questo patrimonio deve, intorno a questo patrimonio si deve, diciamo, un po' stringersi tutti e devono capire che si può fare, cioè nella vita si può fare. Quindi se si può fare, che abbiamo fatto questo, diciamo, io lo chiamo miracolo, qualcuno dice vabbè che è la legge, però oggi i tribunali sapendo, cioè che non si vince mai, cioè alla fine oggi alla fine tu spendi sulle soldi. Però quando tu vedi questo miracolo, intorno a questo miracolo deve essere un senso di responsabilità, cioè noi abbiamo ridato dignità a tutti, non solo alla Juve Stabia, a tutti, perché oggi parlandoci una patata a me, dicevo di matteggiare, cioè siamo una società seria, cioè prima diceva boh, cioè, facciamo il sorriso per non cioè, perciò siamo una società seria sotto tutti i punti di vista. Questa felicità ci deve portare, ci ha aperto un portone enorme dove noi dobbiamo essere prudenti, i voli pintarici non si devono fare, perché io sono il primo a contrastare poi con lui, perché i voli pintarici non si devono fare, perché se noi vogliamo fare quello per tornare a questo, io non ci sono, perché in questa situazione che si è creata di stress in questi anni e in questa agitazione per 4 anni non esiste mai più. Quindi abbiamo il risultato, conserviamolo e abbiamo il rispetto di questo risultato. Rispettiamo questo risultato e conserviamolo bene per programmare un futuro serio e concreto. Ultimissima, Mario Volono. Faccio una battuta, però mi permetti sempre di, se qualcuno non funziona, di mandare. Sì. Allora, a me mi piace che è molto aperto su certe cose, ma il primo, cioè, sono io, sono impulsivo, cioè, io poi mi riconosco io, no? E poi è altro che faccio queste, cioè, uno quando si riconosce, perché le cose quando sono fatte male, sono fatte male, punto e basta, le cose sono fatte bene, ma si riconosce da tutti. Io volevo fare invece una domanda al dottor Porcino, quindi ne è entrato da poco in questa famiglia, come ha detto lei, è passato un po' dalla depressione in un certo senso, del fatto di aver avuto la squalifica in maniera ingiusta a queste esaltazioni, adesso è il miglior dirigente d'Italia, quindi grande soddisfazione la si legge sicuramente negli occhi. Ecco, però alla Juve Stabia c'è un altro aspetto importante, ecco, il discorso diciamo, del collegamento con la città, che diciamo anche qualche volta abbiamo ripetuto anche noi, diciamo, nelle nostre trasmissioni, è proprio anche questo fatto di non avere un punto diciamo di merchandising, di legare il marchio alla città, cioè nel senso si è aperto quel negozio, purtroppo lo store è andato via, non ha fatto diciamo affari, non so per quale motivo, questa diciamo, visto che lei è esperto di marketing, perché in effetti la storia sua insegna anche questo, non solo di contabilità, tra virgolette spicciola se vogliamo dire, ma è in mente qualcosa di aumentare il merchandising della Juve Stabia, proprio per far girare anche il marchio nel circondario, non solo a Castellammare, perché io vedo in realtà come Empoli, per dire, che sono piccole cittadine, molto più piccole di Castellammare, però che fanno calcio ad altissimo livello, anche perché attraggono le città vicine.
Allora, ti rispondo, prima quando volevo anticipare il Presidente, che ha risposto bene Giuseppe, che voleva precisare alcune cose alla domanda, stavo dicendo questo, prima vi ho detto che dobbiamo cambiare, nel cambiare dobbiamo darci delle regole, quindi se ci diamo delle regole e vogliamo essere una società di serie A, a domanda non si risponde. Se abbiamo detto che vareremo un piano e lo presenteremo fra 15 giorni, fra 30 giorni, fra 40 giorni, fra 40 giorni conoscerete il piano, per dire i 40 giorni. Ciò significa che una domanda ti dovrei rispondere, ma non lo faccio, ti dovrei rispondere a breve conoscerete tutto. Ma anche perché Mario, queste domande le dobbiamo fare fra un anno. Perché questo è il punto zero. Perché questo è il punto zero. Prima dici uno store, cioè, ma che è uno store? Cioè, questi guai, pensiamo a store, pensiamo a questi. Oggi, fra un anno, si può dire, ma perché quel store è chiuso? Ma perché il merchandising non funziona? Ma perché la gente... Cioè, oggi si può far crescere questa progettualità che diciamo prende tanti aspetti, non solo la squadra, il direttore sportivo, l'allenatore e la squadra. Deve prendere, perché le squadre importanti partono prima dalla società e poi arrivano alla squadra. Qua si fanno sempre due distinzioni, con l'impulsività del pallone che deve andare in porta, non si pensa alla società, perché poi dopo si va a cadere in altre cose che non riflettono con l'ambiente totale, perché la società viene per prima, l'organizzazione, le persone dirigenziali, tutto, e poi si arriva piano piano a tutto, diciamo. Ma era la storia. Però io te l'ho detto come battuta. Che sta chiuso due mesi, è stato aperto otto mesi, già è stato un successo. C'è stato un successo, perché avere uno store con una squadra indebitatissima, con una squadra che camminava col freno a mano tirato, che non si poteva fare programmazione, prospettive, cose, che non sapevi dove andare a finire e dove andare a parare, cioè è riduttivo. Che usciva però lente da tutte le parti. Mario, ti completo, se posso. È normale che, anche perché la mia storia dice questo, visto che mi freggio di avere 30 anni di marketing a livello nazionale e internazionale, spero di poter dotare la Juve Stabia di quello che può essere un marketing a livello superiore, e ci stiamo già lavorando non da un giorno, ci stiamo lavorando da tanto. Il Presidente si è lasciato tra virgolette scappare il discorso di avere un'app. Io potrei parlarvi per ore di quelle che sono le idee. Quello che posso dirvi è che a breve, non passerà tanto tempo, il tempo di, scusate il gioco di parole, inserirle in un vero e proprio progetto. Avete visto che non ho mai parlato, sto parlando oggi per la prima volta. È bene che noi, anche in una piazza delicata come Castellammare, prima organizziamo e facciamo le cose e poi le diciamo. Ma di progetti ne abbiamo tantissimi. Speriamo di essere l'invidia anche su questo, oltre all'ADR, di essere anche su questo l'invidia di tante altre società. E sicuramente lo store è una di quelle cose che stiamo valutando e analizzando.